Noi siamo un collettivo di studenti auto-organizzati e abbiamo deciso di scendere in piazza per poter aprire un confronto su quelle che sono le problematiche della scuola da anni. E quello che noi diciamo è che da 20 anni che la scuola è danneggiata da riforme e ingenti tagli che hanno portato a un collasso del sistema scolastico, e questo è evidente più che mai. Ormai non è difficile riuscire a trovare delle soluzioni tradizionali e si vede ora come è gestita la scuola. Non è una scuola garantita al 100%, sia la didattica online che la didattica in presenza è un fallimento. Quindi quello che noi diciamo è che da questo momento deve partire un cambiamento dal basso per poter ampliare gli spazi scolastici, per poter riuscire a eliminare le classi pollaio, per arrivare a una maturità che sia effettivamente equa, ma da adesso anche ai prossimi anni, l'eliminazione degli invalsi e anche l'eliminazione del programma di PCTO che fa entrare in un paradigma di privatizzazione e di preparazione a un mondo del lavoro precario, e semplicemente orientandoci a quel mondo. E comunque quello che vogliamo dire che da questo momento in poi molte, come anche in altre città, si sta facendo, vogliamo mobilitarci, vogliamo ampliarci, e di certo non è la pioggia, ma il tempo o qualsiasi altro ostacolo a fermarci. Come studenti e studentesse troviamo che sia fondamentale riappropriarci delle strutture della scuola e degli spazi dedicati agli studenti, spazi che sono sempre stati posti all'ultimo tra la lista delle priorità del governo. E infatti le classi pollaio e le scuole fatiscenti sono problemi che oggi si sentono più che mai, in quanto è impossibile un confronto diretto con l'insegnante produttivo che possa aiutare i ragazzi uno ad uno, e soprattutto è inaccettabile che le strutture dedicate allo studio non siano aperte a tutti gli studenti per negligenze governative.